Tempo di vendemmia anche ad Agliano Terme, zona splendidamente vocata, in particolare alla Barbera, presso la cantina sociale Barbera dei Sei Castelli. Intanto, Gerby, come sta andando questa annata dal punto di vista qualitativo e quantitativo per quanto riguarda le uve che stanno conferendo i vostri soci? In questo momento noi stiamo ricevendo Barbera d'Asti, direi che è un'ottima annata, sono i primi giorni di conferimento, però abbiamo comunque dovuto iniziare questa vendemmia con un buon 10 giorni di anticipo, visto comunque l'anticipo già di vegetazione all'inizio della primavera. Poi nell'inizio estate comunque le cose si sono un po' appianate, ma il gran caldo di agosto e di questi giorni ha fatto sì che comunque abbiamo dovuto iniziare in anticipo questa vendemmia. E come sempre le annate in anticipo sono comunque annate di ottima qualità. Spesso non corrisponde una grande quantità a un'eccelsa qualità. Quest'anno si può dire che si è ridotta la quantità sempre a favore della qualità del vino. Sì, direi che è positivo, perché comunque in questo momento di mercato, anche non semplicissimo per la Barbera, avere comunque un po' meno di produzione va benissimo, e con un'ottima qualità direi che va ancora meglio. Ad oggi stabilire quanto possa essere una riduzione di produzione è difficile, perché comunque sono i primi giorni di vendemmia. Io stimo comunque che almeno un 15% di riduzione di produzione rispetto all'anno scorso possa esserci, in particolare in quelle posizioni più solatie che hanno sofferto maggiormente il gran caldo di fine agosto e anche di questi giorni comunque. Come si posiziona la cantina di Agliano nella produzione, nella promozione della Barbera? È una delle cantine principe in questo senso? Sì, la nostra cantina è la cantina che vinifica il maggior quantitativo di Barbera d'Asti. Vinifichiamo circa 53-54 mila quintali di uva Barbera e siamo collocati nel cuore di origine della Barbera, e quindi è veramente l'area classica di questo vino, che è un po' la bandiera dell'astigiano. Quindi si prospetta in conclusione una grande annata, il solito ottimismo che pervade i viticoltori non vi molla mai. No, direi che è positivo comunque questo ottimismo, perché la Barbera ha veramente bisogno di ottimismo e di riprendere quelle posizioni che era riuscita comunque in parte a raggiungere negli ultimi anni. E di farsi conoscere sempre di più magari sui mercati con un'oculata politica di marketing. Esatto, è importantissimo quello, perché comunque ha tutte le caratteristiche per essere un vino che può conquistare tutti i mercati del mondo. Quindi buona vendemmia. Grazie, grazie. Presidente, in conclusione, c'è una bella atmosfera qui durante la vendemmia, nonostante ci sia meno quantità, la qualità è sempre alta, le uve sono belle sane, fa piacere vedere che questa cantina nei suoi 16 anni di presidenza è cresciuta molto e si è allargata moltissimo. Sì, quello è vero, siamo contenti tutti, perché la nostra cantina è una cantina abbastanza, diciamo, importante, perché vinifica tanti, addirittura la più grossa del Piemonte in quantità di Barbera d'Asti. Noi abbiamo parecchi soci, sono tutti contenti della nostra cooperativa. Purtroppo il prezzo è quello che è, ma la gente sono contenta lo stesso. Abbiamo fatto due grossi investimenti, uno del 97 quando abbiamo fatto la prima fusione e l'altro del 2009 quando abbiamo completato i lavori rimasti sospesi. Abbiamo visto una cantina sempre più grande, sempre più moderna, anche una gamma di prodotti sempre più ampia, ovviamente Barbera, regina incontrastata, però avete promosso recentemente un nuovo vino molto particolare. Sì, è il 10,5, un cortese, molto buono, leggerino, però va bene con tutto, per diciamo una bracciolata, un aperitivo, qualsiasi cosa, un vino non tanto alto di gradazione, ma bevibile e molto buono. Reperibile come tutti gli altri vini presso il vostro punto vendita. Sì, presso il nostro punto vendita, dove lo trovano a 3 euro alla bottiglia.